This is The Voice! Buonasera e benvenuti a questa puntata di The Voice. Ok, vi presento i nostri giudici. Letizia, faccio un sorriso, grazie. No, vabbè. Melissa, Giulia, Gourmet. Ecco, vedete, i nostri concorrenti sono già schierati. Iniziamo questa fantastica puntata di The Voice. This is The Voice! Intervistiamo prima di tutto i nostri concorrenti. Buongiorno. Federico, perché sei venuto a The Voice of Vida? Per vincere, ovviamente. Non avevo dubbi, bravissimo. Vediamo, Buongiorno. Alessia, tu perché sei venuta a The Voice of Vida? Perché non sapevi Per cosa fare, esprimere il mio giusto? talento. Fantastico. E tu, Andrea? Per provare le emozioni. Noemi. Perché è un'occasione unica. Giorgia. Per diventare famosa. Ok, sì, fantastico, diventerai sicuramente famosa. Iniziamo le blind audition, i nostri giudici si girano. Inquadriamo il nostro fantastico palco di The Voice. Guardate che roba, mai visto un palco così bello? Ovviamente i nostri giudici sono girati e quindi non sanno chi dovrà esibirsi con la chitarra in questa fantastica serata. Iniziano le blind audition. Entri il primo concorrente. Fantastico, tutti quanti quelli che si sono girati, applauso, applauso. Bene, allora tutti i giudici si sono girati, ma adesso il problema è quale team scegliere. Hai già pensato con chi vorrei andare? Vorrei andare col team Leti, col team Melissa, col team Giulia o col team Gourmet? Esatto, dovete dire perché la volete. Ti consiglio di venire da me perché farai grandi cose, diventerai famoso. Non esageriamo con l'entusiasmo, eh? Penso che tu abbia molto talento e con me lo useresti molto bene. Voglio venire con me perché sei molto brava e faremo cose nuove. Ok, noi siamo d'accordo con quello che hai detto tu, fantastico. Hai deciso? Con chi vuoi andare? Buongiorno. Fantastico. Avete ascoltato con attenzione, giusto? Ecco, cosa avete notato nell'esecuzione del brano? Che consiglio le dareste? Non esageriamo con i consigli perché quando poi sono troppi magari uno non capisce più. Di suonare forte anche se ha paura, perché infatti, cioè, alcune volte il suono è molto leggero. È un pochino leggero il suono, vero? Però comunque sei riuscita ad arrivare fino in fondo all'esecuzione, quindi già quello è buono. Facci sentire soltanto l'inizio con un suono un pochino più forte. Decisa, vai. Seguiamo con le blind audition, entra il secondo concorrente. This is The Voice! E addirittura. Ecco, vedete, i giudici sono girati. Il primo giudice si è girato, il team Melissa. Tutti e quattro, fantastico, un applauso.
No, c'è un concorrente di The Voice che chiede dov'è che vuoi andare tu? In bagno. Bravo. Facciamo il parere di Melissa. È suonato molto bene e nonostante tu abbia fatto un errore all'inizio, dopo quando hai ricominciato hai saputo rimediare e sei andata bene. Ottimo commento, complimenti, brava. No, ascolta, prova a prendere il manico della chitarra con la mano, tira un bel respirone profondo, prova, stringilo così, con la mano così, così. Ok, così. Esatto. Rilassa completamente le spalle, respira, tieni la mano così, prova a partire adesso, ritorna alla posizione di prima perché deve essere rilassato, esatto. Guarda dov'è il gomito adesso, hai visto? Ok, parti col gomito in quella posizione lì. Suona. Ferma così. Vedi il gomito dove va a finire? Guardalo. Rilassalo. Ok, è per quello che non suona, perché altrimenti questo dito qui, quel dito lì, invece di essere in quella posizione, si trova spostato di un paio di centimetri e non suona più. Riprovalo un attimo. Così, bloccati, guarda la posizione della mano, prova a scendere col gomito, esatto, e allargare. Ok, capito? Perfetto. Ecco, è tornato Fede che è andato a farsi una doccia, adesso è ritornato a the Guitar of Italy. Ok. I nostri giudici si sono girati tutti e quattro. Fede, con che team vuoi andare? Sei molto indeciso, vero? Sì, sono tutti e quattro bravi, però vado con Gourmet. Gourmet. This is the voice! Adesso Fede ci racconta qualche cosa sulla storia del basso elettrico. Allora, questo è un basso. Il basso elettrico nasce nel 1951 in California, creato da Leo Fender. Fender voleva fornire i contrabbassisti, intanto deriva il contrabbasso, quindi Fender voleva servire i contrabbassisti uno strumento più, come dire, leggero, con un suono più preciso, più facile da trasportare. Quest'ultima ragione, possiamo dire. Diciamo, è la ragione più importante, la ragione principale, certo. Il basso è accordato come contrabbasso in Mi, La, Re e Sol. Ok. È come la chitarra, soltanto che ha solo quattro corde. Suona un'ottava più basso della chitarra. Ok.
Ok. E a differenza della chitarra, che è, ha la cassa armonica, il basso ha i soli voi, che è questo. Quindi un corpo pieno. Un corpo ok, va bene. Al manico, no, c'è la tastiera in legno duro per sopportare la tensione delle corde, che termina con la paletta, che è una chitarra ospita le meccaniche per l'accordatura. Il basso non può suonare senza un amplificatore, è fondamentale, perché se no non si sente. Esatto, questo tipo di basso. Poi in realtà esiste anche quello acustico. Esiste un basso acustico che ha la cassa armonica. La cassa armonica e quindi comunque un pochino suona già di suo, anche se poi di solito lo amplificano lo stesso. Il basso ha questi, diciamo, queste placchette che sono dei pick-up, sì. Si chiamano pick-up, sono dei microfoni, esatto. Che amplificano il suono delle corde. Uh-huh. E un cavo viene inserito in questo buco e viene collegato all'amplificatore. Okay. E il volume viene regolato attraverso queste rotelle, oppure anche sulle rotelle che ci sono. Sai come si chiamano queste rotelle qui? Potenziometri. Ok. Ci sono anche sulla chitarra. Ok. Bravissimo. Questo è il tabellone di The Guitar of Italy. Ecco, vedete, i nostri giudici sono tutti girati, pronti per ascoltare un nuovo musicista o una nuova musicista. Abbiamo ascoltato Alessia, adesso Alessia deve scegliere quale dei coach sarà il suo tutor, diciamo. Sarà Viti o sarà Melissa o Giulia o Gourmet. Scelgo il team Letizia. Io il team Leti, fantastico, facciamo un applauso. Ma vuoi dire qualcosa alla tua chitarrista? Sì. E insieme, lei è molto brava e insieme diventeremo grandi artisti. Fantastico. Aggiornamento del tabellone. Manca il prof. Ma lei non suona. No, io meglio di no. Entra il concorrente, anzi la concorrente. I nostri giudici sono concentrati, girati, in attesa di ascoltare il nuovo concorrente di The Guitar of Italy. This is the boys! Si è girato un concorrente, è un concorrente, un giuro. Ah, si è girata anche Melissa. Anche il team Letizia. Tutti e quattro i giudici si sono girati. Fatto, vai. Noemi con quale coach vuole andare? Team Gourmet. Team Gourmet, fantastico, un grande applauso. Prova a respirare profondamente, prendi il manico della chitarra, fai cadere bene il gomito così, respirando, metti a posto bene la mano destra, pensa alla velocità, non eccessiva, non come prima, fallo un pochino. Tan 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 tin tan tin. 1, 2, 3. Così è perfetto, vai. Sull'autore? Allora, il brano che suono è stato scritto da Ferdinando Carulli, che è considerato il più importante chitarrista classico dell'Ottocento e uno dei più grandi didatta di ogni tempo.
È nato a Napoli nel 1770 e a 4 anni ha iniziato.